presidente, diciamo così, del Centro Arte Danza, ma poi, come avete visto questa sera, tutto il lavoro è quello che viene fatto dagli insegnanti. La direttrice artistica Antonella Colombo, sono 30 anni che insegna danza, circa, e adesso c'è questa esperienza, diciamo così, del Centro Arte Danza, che diciamo che formalmente vive dal 2005, ecco. Come avete visto in questa serata, questa è la quarta serata in realtà di spettacoli. Ne sono stati fatti tre con tutti i bambini del Centro Arte Danza e i ragazzi, e poi, come facciamo ormai dal 2005, facciamo anche questo galà dove invitiamo ospiti importanti. Avete visto questa sera Simone Azzori, i primi ballerini dell'Opera di Roma, ballerini e solisti del Teatro Scala di Milano, quindi personaggi che ci onorano, e quindi è per fare questa serata, per portare questa danza nel nostro territorio, a Busto, e quindi siamo veramente contenti. E poi un'altra cosa proprio veloce è che dal Centro d'Arte Danza stanno uscendo talenti e siamo contenti, l'avete visto, abbiamo visto negli ultimi anni ragazzi che sono alla Scala di Milano, Liliana Cosi, e quindi siamo veramente contenti, insomma. Vuol dire che il lavoro è sulla strada giusta, quello che stanno facendo gli insegnanti. Curo le coreografie, curo tutti i ragazzi, una serata bellissima, piena di ospiti, hanno ballato benissimo e sono veramente felice. Questa è la quarta serata, una grande fatica ma una grandissima soddisfazione. Io faccio il preside del liceo artistico di questa città. In realtà, oltre a questo, da settembre apriamo il liceo musicale coreutico statale con la sezione coreutica, e uno dei cinque licei coreutici d'Italia. Ce ne sono soltanto altri quattro, uno a Roma, uno a Teramo, uno a Genova e uno a Udine, quindi l'unico liceo musicale coreutico non di capoluogo di provincia. Cominciamo l'anno prossimo e alcune delle nostre allieve sono allieve del Centro Arte Danza, e a me ha fatto molto piacere essere qui stasera perché ho apprezzato la qualità del lavoro del Centro Arte Danza. Gli insegnanti sono non mi ricordo quanti erano, 10, 11, abbiamo collaboratori. Stasera mancava purtroppo Mario Piazza, che è un coreografo internazionale di Roma, ha fatto con noi un corso annuale, e poi facciamo anche molti stage con insegnanti che vengono da fuori, da Marcello Algeri, che è direttore artistico dell'Ariston Pro Ballet di Sanremo, piuttosto che John B, che è un bravissimo ballerino emiliano, piuttosto che altri che vengono anche dall'estero, molto molto interessanti. Naomi Petristocco. Voi, no? Voi date lustro al teatro, no? La vostra bravura. Lo vogliamo diventare molto brava, anche tu, dove andrai a studiare, perché è tu che dai lustro al teatro, ricordati, non è che il teatro dà lustro a te.